In base al decreto del governo che divide le regioni per colori, tutto è automatico ed è parametrato. Una volta si contava l'RT, poi all'RT è stata aggiunta l'incidenza, poi a RT incidenza, dopo l'ultima modifica si è aggiunta il parametro dell'occupazione ospedaliera. E l'occupazione ospedaliera noi dai dati di oggi la superiamo rispetto al parametro della soglia gialla e quindi con ogni probabilità da lunedì il Piemonte sarà in zona gialla. Questo in termini pratici operativi significa la mascherina, l'utilizzo della mascherina all'aperto, però io non escludo di anticipare la misura della mascherina obbligatoria con una mia ordinanza già domani, perché ormai i numeri, come vedete, li vediamo tutti. Il Piemonte è già stato salvato dalla zona gialla nei tempi, perché la nostra condizione sanitaria ci ha messo con un tesoretto che ci garantiva minori criticità, però il quadro è in evoluzione in tutta Europa, in tutto il mondo, e quindi vedendo i numeri e sapendo che da lunedì questo diventerà nei fatti, io sto valutando di anticiparla già da venerdì, quindi già fare l'ordinanza domani. Dico domani perché ho convocato alle ore 15 tutti i prefetti, tutti i presidenti di provincia, i sindaci capoluogo, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, come prassi, per condividere con loro le misure da adottare nell'immediatezza. Però questi sono ormai un po' i parametri numerici che toccano il Piemonte, così come hanno toccato prima le altre regioni d'Italia.